Benvenuti, oggi cucineremo insieme i pizzoccheri, piatto tipico della Valtellina. Li preparerò in modo alternativo, senza proteine e grassi animali. Voi sapete che i pizzoccheri vengono fatti col grano saraceno, che è un cereale definito anche leguminosa. È proteico, scalda e difatti viene preparato e cucinato in inverno, in una stagione proprio fredda. È un cereale adatto per la funzionalità renale, contiene sali minerali e anche delle vitamine del gruppo B. Ingredienti per preparare il piatto. Partiamo dai pizzoccheri 200 grammi, poi avremo mezza verza lavata e tagliata a striscioline, poi avremo dell'olio d'oliva biologico, come pure la verza, della salsa di soia, della panna vegetale e due spicchi di aglio e qualche fogliolina di salvia. Passiamo adesso alla preparazione. Cominciamo a tagliare la verza a striscioline. Portiamo a bollore l'acqua aggiungendo un misurino di sale grosso marino integrale. Ora versiamo i pizzoccheri nell'acqua che bolle e aggiungiamo la verza. Il tempo di cottura della verza con i pizzoccheri è di circa 15 minuti. Facciamo insaporire l'olio con gli ingredienti che abbiamo detto prima. Aggiungiamo i pizzoccheri cotti. Li scoliamo con una schiumarola e li versiamo. Aggiungiamo lo shoyu e la panna vegetale. E poi possiamo spegnere. Questo è il piatto pronto e grazie e arrivederci alla prossima ricetta.